Ed eccoci qui per un nuovissimo appuntamento di Lake Trout Academy. Oggi siamo in provincia di Cremona, il paese si chiama Bordolano. Siamo in un laghetto, come potete vedere dalle piccole dimensioni. Prima di parlarvi però della struttura, di dove siamo oggi, volevo spiegare un attimino quella che sarà le quattro puntate della serie di quest'anno 2022-2023, ovvero parleremo di trot a lago partendo dai livelli base, quindi partendo da zero, proprio dalle basi, e quindi non possiamo che non parlare della pesca col galleggiante. Quindi qui oggi inizieremo proprio la nostra battuta di pesca con le lenze a galleggiante. Siamo quindi, come vi dicevo prima, a Bordolano, un paese in provincia di Cremona. Il laghetto che vedete alle mie spalle, si tratta di un laghetto di piccole dimensioni, dalla forma trapeziodale. Da questa parte, vicino all'ingresso, nonché vicino al bar, è la parte più stretta. Possiamo dire che si attraversa da sponda a sponda lanciando un piombino da 4 grammi a tutta canna, mentre invece la parte alla mia sinistra è la parte più larga, dove servono almeno 8 grammi di bombarda per attraversarlo. La profondità di questo laghetto si aggira attorno ai 2 metri circa, punto massimo, comunque il fondo è abbastanza stabile, l'acqua è tutto sommato non troppo torbida ma nemmeno cristallina. Adesso quindi ci apprestiamo a scegliere la postazione di pesca, siamo arrivati un po' tardi al laghetto, quindi le postazioni migliori sono già state occupate da pescatori arrivati prima di noi, ci sposteremo qui alla mia sinistra e inizieremo a provare a pescare in quella zona. Ora che ci apprestiamo per andare alla nostra postazione, mi viene da dire come si trova la postazione migliore. In passato abbiamo dedicato anche quasi un'intera puntata a questo argomento, però vi ricordo che fondamentalmente la base per la scelta della postazione migliore è innanzitutto la propria esperienza, se si è già stati in quel lago, quindi si sa già dove posizionarsi in base alla stagione. Nel caso in cui questa esperienza non ci fosse, arrivati al lago, basta guardare un po' tutta la sponda, dove c'è concentrazione di pescatori, è sicuramente un posto, uno dei posti migliori che loro conoscono e si sono posizionati lì. In questo caso noi ci teniamo inizialmente un po' più distanti e vediamo se riusciamo a prendere qualche trota in una postazione anche nonostante non sembri una delle migliori. Siamo poi in autunno, quindi le trote tendenzialmente sono ancora abbastanza in superficie, quindi un altro consiglio per trovare la postazione migliore è quello di scrutare la superficie del lago per vedere se ci sono zone in cui si vede qualche bollata. Quindi se vediamo bollate concentrate in una determinata zona è indice del fatto che probabilmente dobbiamo iniziare la nostra rotta di pesca in quel punto. Chiunque si avvicini alla pesca sportiva, in questo caso pesca della trota, si pesca fondamentalmente con il galleggiante, se si pensa a bambini, ma non solo, anche adulti, super principianti, si va addirittura a pescare anche in certi laghi con delle canne di bambù e utilizzando come galleggiante un vero e proprio tappo di sughero. Una tecnica come questa, senza un mulinello, consente di pescare a distanze estremamente ridotte, quindi molto vicino alla riva. L'evoluzione poi negli anni, ovviamente con la tecnologia e chi è sempre più appassionato di pesca, ci ha aiutato con galleggianti sempre più specifici, attrezzature sempre più evolute che consentono di arrivare anche a lunga distanza come delle boccette piombate. Ricordo io stesso all'età di 5-6 anni quando ho iniziato a pescare nella roggia e poi nei laghetti, accompagnato da mio papà e mio nonno, pescavo fondamentalmente solo a galleggiante con delle canne fisse, sempre più lunghe, all'inizio più corte per essere più maneggevoli, poi delle canne sempre più lunghe ma sempre comunque a galleggiante, con un galleggiante vero e proprio di sughero. Oggi la tecnologia ovviamente ha sviluppato attrezzature molto più evolute e anche per quanto riguarda la trota lago sono nati galleggianti specifici, quindi con caratteristiche tecniche assolutamente adatte a questo tipo di pesca. In mano ne ho tre forme diverse tra loro, la più tozza, un'intermedia e la più allungata. Si differiscono per la lunghezza della deriva, che è questa che vedete in basso, e anche per la forma e dimensione dell'antenna. Questo ha un'antenna allungata, questo ce l'ha un po' più tozza, a filo passante, col filo che entrerà quindi nel corpo in testa. Questo ha praticamente un'antenna inesistente, una forma tozza che ci consente di raggiungere distanze molto più lunghe, un galleggiante molto robusto, poi vedremo nel dettaglio come si utilizza quando andremo a metterlo in pesca. E dalle canne di bambù passiamo direttamente alle canne top di gamma di Casa Trabucco, specifiche per la pesca con il galleggiante. Quindi novità assoluta, finalmente arrivata nei negozi, Trabucco, Switch, Trout, Flout. Quindi una serie di canne composta da 4 modelli, 2 sono lunghe 5 metri e 2 sono lunghe 6 metri.
Entrambe sono disponibili in due azioni differenti: Sensitive, caratterizzata dal colore azzurro, e Power, caratterizzata dal colore giallo. Una delle domande che molto spesso mi viene fatta è quella di chiedermi se si può utilizzare una normalissima canna da tremarella da striscio anche per la pesca al galleggiante. Ecco, la risposta è: se vogliamo, giusto per iniziare, possiamo optare per scegliere una canna da bombarda, quindi con un'azione molto potente, tipo 15-20 grammi, perché si caratterizza quindi da una lunghezza molto più adatta alla pesca con il galleggiante e anche un'azione che ha molto più di punte e molto più simile quindi a quella di una canna ideale per la pesca con il galleggiante. È vero che tempo fa si pescava con canne di bambù, ma oggi possiamo scegliere l'attrezzo più adatto alle nostre esigenze e quindi la lunghezza è sicuramente utile, perché nel momento in cui dobbiamo andare a pescare a profondità abbastanza elevate di 2 o 3 metri, una canna molto corta ci consente di fare dei lanci molto difficilmente, perché il nostro filo toccherebbe a terra dovendo tenere il galleggiante fuori dagli anelli. Una canna lunga 5 metri sicuramente ci agevola questa operazione. Cosa vuol dire la frase che vi ho detto, tenere il galleggiante fuori dagli anelli? Vuol dire che quando andiamo a settare la profondità di pesca nella pesca con il galleggiante, settiamo il nostro galleggiante a una determinata distanza dalla nostra esca. Quando questa distanza deve essere superiore ai 3-4 metri, perché le trote stanno a quella profondità, se abbiamo un attrezzo più corto non riusciamo a lanciare, perché il nostro galleggiante non passa all'interno degli anelli, quindi ci obbligherà a dover tenere la nostra spezzone di lenza lungo dietro prima che noi dobbiamo fare il lancio. Quindi una canna lunga ci aiuta su questa leva e sicuramente nella fase di lancio ci aiuta. Queste trabucco switch trout flat sono tutte dotate di un blocco teleregolabile. Di che cosa si tratta? Si tratta di un avvolgimento in gomma fatto sulla prima sezione e anche al fondo al calcio, che nel momento in cui andiamo a chiudere la canna sentiamo che farà forza e ci consentirà di utilizzare la canna ad una lunghezza inferiore di circa 1 metro rispetto alla lunghezza totale. Cosa vuol dire? Che la canna da 5 metri potremmo usarla anche ad una lunghezza di 4 metri, questo perché la renderà molto più maneggevole nel momento in cui dovremo pescare a profondità ridotte. Quindi se dobbiamo pescare come oggi in un lago profondo al massimo 2 metri, potremmo usare la nostra switch chiusa a 4 metri, così potremmo lanciare agevolmente e anche muovere la canna molto più agevolmente. Nel momento in cui ci troveremo in un lago molto più profondo, allungheremo la canna e con una canna sola copriremo molte più esigenze. Abbiamo parlato delle canne, adesso quindi parliamo della lenza. Parliamo di una lenza base per la pesca con il galleggiante. Cosa ci occorre? Ovviamente il galleggiante, le fascette fermafilo, la turpil per zavorare il nostro galleggiante, la perlina salvanodo per proteggere il nodo, la girella immancabilmente tripla per demoltiplicare le torsioni dell'esca che farà durante la rotazione in acqua, l'amo e uno spezzone di filo terminale. Ho scelto quindi un amo già legato, di conseguenza non dovremo legare l'amo. Andiamo quindi adesso a vedere come realizzare questa lenza. Oggi per pescare qui al lago di Bordolano, come vi ho detto prima, un lago poco profondo, 2 metri d'acqua, scegliamo quindi una switch trout float da 5 metri e scegliamo l'azione sensitive, perché le trote presenti non sono particolarmente giganti, da quello che ho visto in questo poco tempo non sembrano abboccare ripetizione, di conseguenza scegliamo una canna molto più morbida che ci consente di ferrare e portare a casa la nostra trota con più delicatezza. Alla nostra switch abbiamo abbinato un mulinello Brave 4500 FA, quindi taglia 4500, bobina sovradimensionata, a vantaggio di lanci lunghi, frizione micrometrica estremamente precisa, 7 cuscinati a sfera che garantiscono una estrema fluidità di recupero. Il filo che abbiamo imbobinato sul nostro mulinello è un XPS Match Reel, un filo di altissima qualità, costituito da 3 strati, il secondo è uno strato ad altissima resistenza, e mentre invece il terzo è uno strato in silicone. Questo filo è il diametro 16.5, quello che vi consiglio di utilizzare, è un filo a memoria praticamente assente, quindi che ci agevolerà nel non effettuare le parrucche, è un filo estremamente morbido e resistente. Adesso vediamo quindi come procedere per la nostra lenza. Avere in bobina un filo come questo è assolutamente un vantaggio, perché la sua resistenza mi permette di effettuare cattura a ripetizione e non cambiare la lenza dopo ogni pescata, e la sua estrema morbidezza e scorrevolezza mi consente di effettuare lanci lunghissimi e quindi a vantaggio sicuramente di catture quando abbiamo trote a lunga distanza. Adesso lo sto facendo passare attraverso tutti gli anelli della canna, quindi
partendo dal più grande ovviamente fino al più piccolo, sono uscito dalla cima e la nostra canna è infilata. Chiudo l'archetto e su questo spezzone di lenza andiamo a realizzare la nostra lenza galleggiante. Abbandonate quindi le nostre paline piombate, tappi di sughero e così via, vi consiglio di utilizzare in situazioni come queste uno trabucco, galleggiante trabucco Smart Inline, forma estremamente compatta e tozza che ci consente lanci lunghissima distanza e antenna praticamente inesistente ma inglobata nel corpo, estremamente resistente durante tutte le operazioni della nostra pescata e molto visibile nei nostri lanci a lunga distanza, perché se andremo a mettere un galleggiante con la stina piccolina, avendolo a lunghissima distanza faremo fatica a vederlo. Altra caratteristica di questo galleggiante che si chiama Smart Inline è proprio l'inline, ovvero che il filo passa all'interno del corpo, quindi lo si inserisce all'interno della testa, esce sul fianco. Dopodiché lo lasciamo libero sulla nostra lenza, andiamo a inserire le nostre fascette, guaine di silicone. Io consiglio di metterne due perché su una deriva così corta potrebbe bastarne anche una, ma la seconda ci serve nel momento in cui una delle due si andasse a rompere, abbiamo di sicurezza la seconda, che sennò non possiamo più inserire se non rompendo la nostra lenza. Una volta inserite nel filo le andiamo a inserire nella stina del galleggiante, tiriamo la prima contro al corpo del galleggiante e la seconda la lasciamo verso la fine. Ecco, un altro consiglio è quello di lasciare l'ultima fascia guainetta un po' giù dalla fine, perché lasciandola così ci aiuta a ridurre al minimo i grovigli del galleggiante durante l'azione di pesca, quindi non infilatela tutta sulla stina ma lasciatela un pochettino fuori. Ecco il nostro galleggiante sulla lenza, adesso ovviamente dobbiamo mettere la zavorra. Come zavorra cosa utilizziamo? Se ne possono scegliere moltissime, vedremo poi nel corso di questa puntata e della prossima quali sono i vantaggi e svantaggi di una dell'altra. Partiamo dalla più semplice, una turpil. Il turpil non è altro che un piombino, potete usare un qualsiasi tipo di piombo. Io ho scelto uno Smart Inline da 3 grammi, quindi ci metto un piombino slim da 2,5 grammi. Quindi sempre un pochettino meno rispetto al peso del galleggiante, lo facciamo passare al nostro interno filo e lo mettiamo sulla lenza. Ovviamente adesso la perlina salvanodo, per preservare il nodo che andremo poi a fare alla girare la tripla. Inseriamo quindi la perlina nel filo, ecco fatto, e adesso la nostra girare la tripla. Prendiamo una girare la tripla, come vi dicevo anche in precedenza, estremamente compatta, fatta a cuscinetti, che ha lo scopo di demoltiplicare le torsioni causate dall'esca durante la sua rotazione, perché anche se peschiamo galleggiante non si pesca più come una volta col galleggiante sempre fermo vicino a riva, ma dato che le trote sono dei predatori vogliono un'esca in movimento, quindi il nostro galleggiante andremo a muoverlo più o meno rapidamente con pause più o meno lunghe per stimolare l'aggressività delle nostre amiche trote. Il nodo della girella io adesso lo faccio con il filo, ma fra poco prendo un cordino colorato e vi farò vedere come farlo in maniera molto più evidente, che potete vederlo meglio con le telecamere. Quindi adesso io l'ho praticamente effettuato, prendiamo il cordino e facciamo e vediamo come effettuare questo nodo della girella. Fingiamo che l'anello della nostra switch sia l'occhiello della girella e questo cordino il nostro filo. Infiliamo quindi il nostro filo all'interno della girella, lo pareggiamo e iniziamo a fare delle torsioni intorno al filo. Ne facciamo, quando facciamo il nodo, circa una decina. Io mi fermo un attimino prima. Una volta che abbiamo fatto queste torsioni, prendiamo il capo libero del nostro filo e lo andiamo a inserire all'interno del cappio che si è formato proprio a ridosso dell'occhiello della girella. Lo teniamo fermo, tiriamo la lenza madre e si formano queste spire, questi avvolgimenti. Ecco, questo è un nodo della girella estremamente rapido, veloce da fare e assolutamente resistente. Sulla nostra lenza manca soltanto l'amo e il relativo spezzone terminale. Quindi, parlando di ABC della trota lago, risulta molto comodo, come in questo caso, utilizzare degli ami già legati, come gli Isachi 10607N. Sono disponibili in due misure, quindi lunghezza del filo da 170, come in questo caso, e 270. Nel nostro caso, nella lenza galleggiante, utilizzeremo degli spezzoni terminali che vanno da 15 fino a 60-70 cm circa, quindi scegliamo la misura da 1,70, dove andremo ad accorciare la lunghezza del terminale da utilizzare. Prendiamo quindi uno dei nostri ami, andando a staccare il filo da di fianco, lo svolgiamo da tutta la bustina, avremo 1,70 m, quindi ci mettiamo un pochettino, dopodiché andremo ad accorciarlo. Ecco, prendiamo in mano il nostro amo, facciamo la nostra misura. Vi ho detto 15-60 cm,
15 cm in presenza di trote particolarmente voraci, aggressive e che vogliono un'esca che corre, quindi un'esca recuperata molto velocemente. 60 cm o 70 indicativamente in presenza di trote indolenti e lente per una presentazione dell'esca sempre più naturale. Noi cosa facciamo? Iniziamo con una via di mezzo, circa 50 cm, quindi a questa distanza andiamo a tagliare il filo. Tagliamo il filo e facciamo dall'altra parte della girella lo stesso nodo che vi ho fatto vedere in precedenza. In questo caso io per far prima, invece di avvolgere come ho fatto vedere, faccio una sorta di brillapuntura, ovvero inclino i miei polpastrelli in senso opposto una mano rispetto all'altra, si formano tutte quelle spire che vi ho fatto vedere prima col cordino giallo, infilo poi il capo libero nel buco, tiro. Ecco, un altro consiglio che vi sento di darvi è quello di inumidire il filo, quindi con la saliva lo inumidite in maniera che lui non si scaldi durante questa operazione e non si bruci e non perda di resistenza. La nostra lenza è pronta, quindi direi che è ora di cercare di prendere qualche trota. Prima cosa che dobbiamo capire qual è? A che altezza stazionano le trote? Da quel poco che ho potuto vedere non volano molto, quindi la profondità è circa 2 metri, io inizierei a mezz'acqua. Circa 1,20 m di profondità, facciamo qualche lancio e vediamo se sarà la profondità giusta o se dovremo regolarla. Può sembrare banale quello che vi sto per dire, ma io continuo ad andare ai laghetti e vedere persone che iniziano ad allungare la canna partendo dall'ultima sezione, dalla base. Non si fa, si inizia sempre ad allungare la canna partendo dalla cima. Oggi le canne non sono più in bambù, hanno delle vette in carbonio assolutamente estremamente sottili, sensibili e quindi poco resistenti ovviamente. Di conseguenza, facendo l'operazione contraria rischiamo anche di romperla, oltre a essere molto più scomoda come operazione. Quindi mi raccomando, iniziate sempre ad allungare la vostra canna partendo dalla cima. Io sono arrivato alla fine. Non tolgo l'ultimo pezzo di blocco teleregolabile, ma lascio la nostra switch Trout Float alla lunghezza di circa 4 metri, perché abbiamo dato solo 1,20 m di profondità. Esca di base principale più conosciuta per la trota lago, senza dubbio, la camola del miele. Quindi cosa andiamo a innescare? Camola del miele. Una misura non troppo grande di queste camole del miele, Amo Isashi 10607, misura 8. Scegliamo quindi due camole piccole per fare un innesco doppio. Iniziamo con la prima camola, innescandola dalla parte della coda, facciamo scorrere l'amo lungo tutto il corpo per uscire alla testa, poi la tiriamo fino sopra il filo. Inseriamo la seconda, questa volta dalla testa, quindi avremo un innesco camola testa con testa. E sulla seconda camola, invece di arrivare fino in fondo, usciamo circa a tre quarti della lunghezza con il nostro amo. Dobbiamo sempre creare una sorta di forma a L che avrà lo scopo di ruotare in acqua. Questo è il nostro innesco corretto. Allora, le trote quando sono in branco oppure in inverno, quando sono assolutamente apatiche, non ne vogliono sapere di mangiare, ci stufiamo, mangiano anche da fermo, quindi possiamo anche lasciare il nostro galleggiante fermo. Però le trote sono dei predatori e voi, immagino, andando a pescare volete prenderne. Di conseguenza, nella pesca della trota in lago, anche il galleggiante lo dobbiamo muovere a velocità più o meno rapide a seconda della situazione, di come le trote saranno aggressive o meno in quel momento, e con delle pause durante il recupero più o meno lunghe per stimolare la loro aggressività. Quindi io, come avete visto, ho lanciato il galleggiante nell'acqua e lo sto recuperando a tremarella, come se fosse una recupero tremarella, quindi col polso in primo un movimento faccio tremare la cima della canna, che a sua volta fa tremare il galleggiante. Ecco, guardate che ha abboccato, vedete il nostro galleggiante. Interrompo il discorso, ci fermiamo nel momento in cui abbocca e vediamo se va avanti. In questo caso ha rifiutato, quindi la nostra trota ha aggredito la nostra esca e poi ha smesso di abboccare. Vi stavo dicendo che faccio tremare la cima della canna, che a sua volta fa tremare il galleggiante e di conseguenza l'esca. L'esca si muoverà quindi a scatti, ruoterà e stimolerà le trote ad aggredirla, come in questo caso che l'ha aggredita, poi probabilmente l'aggredita si è punta col nostro amo e ha capito che era un inganno, di conseguenza ha rifiutato l'esca. Vediamo se nel prossimo lancio abboccherà ancora.
Ecco la trota, siamo riusciti a prenderla, ci siamo spostati in una zona dove c'erano i pescatori, che dato che un po' se ne sono andati, è una delle zone in teoria migliori, e infatti ecco la nostra trota, un bel pesce che abbiamo portato a Guadino. E così vi parlo anche del nuovissimo Guadino Trabucco Hydrus XTS 2503, un guadino da 2,5 metri in carbonio, molto leggero e resistente, abbinato a una testa XDS in nylon, quindi una testa che anche quando la mettete in macchina non puzzerà e non vi lascerà cattivi odori nella vostra macchina. Vedete la nostra trota ancora molto bella, attiva, non sta ferma, è un bel pesce, guardate, un bel pesce, ben pinnato e comunque di una taglia più che discreta, anche buona da mangiare se la volete mangiare. Adesso andiamo a slamarla e andiamo a rilasciare la nostra trota. La tipica pesca della trota al lago ovviamente non si basa sul rilascio, noi stiamo facendo delle riprese, di conseguenza nel momento in cui ce lo consente, la trota non ha ingoiato molto, riusciamo a rilasciarla, la rilasciamo come in questo caso. Durante il nostro recupero del galleggiante possiamo avere diversi tipi di abboccata. Quella di prima, della trota che abbiamo preso, praticamente il galleggiante è affondato subito e non è mai più risalito, quindi la trota ha abboccato in maniera forte e decisa. Molte volte riceviamo delle tocche un po' impercettibili, come la prima abboccata che abbiamo avuto, che poi ha smesso. Quindi dobbiamo essere pronti sempre con gli occhi fissi sul nostro galleggiante per vedere dei movimenti anche impercettibili a volte, diversi rispetto a quello che stiamo imprimendo noi con la nostra canna, e dopo dobbiamo capire quando ferrare. Come capire? Non è così semplice, sicuramente l'esperienza la fa da padrone. A volte quando si pescava con la pallina si diceva ad esempio di aspettare che affondasse e poi contare fino a 3. Non c'è un tempo specifico in cui ferrare, sicuramente nel momento in cui riceviamo la nostra abboccata timida è utile fermarci e osservare il nostro galleggiante. Nel momento in cui inizia ad affondare e non lo vediamo più risalire, seguiremo il filo. Se il filo continua a partire, aspettiamo qualche istante, dopodiché ferriamo. Se il nostro galleggiante invece riemerge in superficie, dobbiamo assolutamente fermarci e aspettare una nuova ripartenza. Quindi il momento giusto in cui ferrare è dopo una partenza decisa della nostra trota, che quindi si manifesta sul nostro galleggiante con la sua scomparsa al di sotto della superficie, oppure a volte vediamo il nostro galleggiante che cammina. Ecco la trota che mi stava mangiando addirittura il galleggiante, non mi ha mangiato l'esca, ma se avete visto, non so se le riprese erano sul galleggiante, si è cercata di mangiarmi il galleggiante. Questo vuol dire che queste trote stanno girando molto in superficie, allora cosa faccio? Abbasso ancora di più l'acqua che già avevo provato ad abbassare, quindi sposto il nostro galleggiante sempre più verso il piombo e provo a fare qualche lancio con una profondità minima per cercare di tenere la nostra esca il più verso la superficie possibile e vediamo se riusciamo a ingannare questa trota. La nostra trota ci ha abboccato il galleggiante perché probabilmente ha visto anche il colore, ma soprattutto questo galleggiante, per la sua forma, con il nostro recupero a tremarella, fa delle vibrazioni in acqua, questo movimento che attira spesso le trote perché può richiamare anche il mangime, il pellet, mentre loro sono negli allevamenti e vengono alimentate, e poi scatena anche l'istinto predatorio della trota stessa. Quindi il movimento stesso aiuta a richiamare la trota in zona. Nel nostro caso avevamo poi l'esca un po' troppo in profondità e la trota si è concentrata a cercare di mangiarci il nostro galleggiante. Vediamo se adesso riusciamo a fargli mangiare l'esca. Eccola, ancora un'altra toccata, molto timida. Eccola, vedete che va sotto, lasciamo partire, ferriamo, ecco la nostra trota. Stavolta ci ha mangiato a fine passata, sotto riva. Sembrava quasi che volesse rilasciare la nostra esca. Non sono particolarmente decise queste trote, abboccano e tendono un po' a rilasciare, tengono l'esca proprio in punta di bocca. E questa però alla fine c'è ricascata. Ecco nel guadino, un po' più piccola di quella di prima. Ora la slamiamo
Ecco, andiamo a slamarla e la rilasciamo, che anche questa ha mangiato in punta di bocca e riusciamo a rilasciarla. Ecco, lasciamo la nostra trota. Ok. Ecco, dalla mia lenza potete scoprire che non c'è più la doppia camola, ma è rimasto un pezzo di camola e sopra c'è una camola finta, una Trabucco Slurp Honey Worm, quindi una perfetta imitazione della camola del miele, disponibili in moltissimi colori. Ho scelto un arancione glitterato giusto per dare un contrasto alla classica camola del miele e in quanto pare ha pagato. Quindi un consiglio che vi do è quello di variare un po' il colore dell'esca, perché spesso può pagare. Ecco l'esca di cui vi parlavo, una Slurp Honey Worm, quindi perfetta imitazione della camera, colorazione red glitter, come vi dicevo, quella che avevo innescato. Sono contenute in questa bustina con un olio che ne mantiene le proprietà, la giusta morbidezza, quindi morbida al tempo per consentire di non slamare le trote e al tempo stesso resistente per consentirci di effettuare cattura a ripetizione. Adesso vediamo come innescarla, che si innesca come una semplice camera del miele. Quindi la infiliamo sul nostro amo, partendo da un'estremità, la facciamo correre il nostro amo lungo tutto il corpo della nostra Honey Worm, la infiliamo sull'amo e la tiriamo sopra il filo. Sotto andiamo a mettere la solita camola del miele e andiamo a realizzare il nostro innesco doppio, costituito da un'esca siliconica ed un'esca naturale, la nostra camola del miele, con il contrasto di colori. La solita forma ad L, come se fossero due camole. Ecco una bollata, proviamo a lanciarci, anche se ho un po' più di acqua, e vediamo se riusciamo a farla boccare. Anche c'è arrivato un altro lancio di un altro pescatore che ha visto anche lui la bollata e ce la vuole rubare, ma molto probabilmente non la prenderemo né noi né lui. Non sempre la bollata è sinonimo di abboccata, ci si prova, si lancia verso la bollata, non è detto che abbocchi. In questo caso è andata così, non ci ha abboccato. Nonostante non sempre abbocchino, le bollate sono sicuramente indice di dove molto probabilmente stazionano un gruppo di trote, o perlomeno una. Quindi è bene provarci, quando si vede una bollata è bene provare a lanciarci per sperare che ci sia quella che abbocca o qualcun'altra pronta ad abboccare. Ecco che sta boccando, guardate il nostro galleggiante, va sotto, piano piano, lo lasciamo andare finché parte bene, dopodiché ferriamo, ecco la nostra trota. Dal peso sento subito che questa è un po' più bella, quindi più simile alla prima che avevamo catturato questa mattina. Vediamo se sarà effettivamente così, sì, è veramente, ecco, un bel pesce, con la nostra Honey Worm in bocca. Mi ero appunto fermato un attimo con il galleggiante, quindi ho arrestato il mio recupero, perché in prossimità di dove stavo passando ho visto una bollata, quindi ho deciso di fermarmi lì vicino alla trota, che sembrava non solo aver bollato, ma aver preso un pelucco galleggiante a galla. Quindi mi sono fermato per lasciargli cadere la mia esca davanti e sono stato premiato. Ha pagato questa trota, infatti ha abboccato. Ecco, adesso la andiamo a slamare. Riusciamo a rilasciare anche questa, la mettiamo in acqua. Ecco, è andata via fortissimo. Rinneschiamo un'altra camola e facciamo ancora qualche lancio. Siamo giunti ormai quasi in conclusione di questa prima puntata, in cui abbiamo visto l'ABC della pesca col galleggiante, quindi alcune tipologie di galleggianti, come realizzare la lenza base e insomma tutto quello che serve per avvicinarsi alla pesca con il galleggiante da trota in lago. La prossima puntata entreremo un po' più nel dettaglio, saremo un po' più tecnici, cercheremo di vedere tutte le evoluzioni, tutti i dettagli, le migliorie, tutte le varianti, ad esempio di piombatura, di tecnica, tipi di galleggianti, quando scegliere uno piuttosto che l'altro, per avvicinarci fino poi ad esempio a parlare anche di agonismo, in cui si cerca la massima perfezione della nostra attrezzatura e delle nostre lenze. Ecco la boccata, lasciamo andare bene il galleggiante, sta andando in fondo, ferriamo ed ecco la nostra trota.
siamo spostati verso quest'angolo, avevamo visto qualche bollata da questa parte e riusciamo a rilasciare anche lei. Siamo dunque arrivati alla conclusione di questa puntata, ringrazio tutti voi per averci seguito, vi ricordo che se vi rimane qualsiasi dubbio o domanda potete farlo nei commenti o contattandomi e ringrazio la gestione del laghetto di Bordolano per averci concesso l'opportunità di girare questa puntata presso la loro struttura. Vi aspetto alla prossima puntata di Lake Trout Academy. Just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking